Bentornati sul mio canale. Oggi questo video, intanto, che vedete adesso, mi ci è voluto quasi una settimana per organizzarlo, perché è stato più complicato di quanto pensassi. In ogni caso, questo è il terzo episodio di una serie, chiamiamola così, che ho iniziato penso quasi un anno fa, se non più di un anno, non mi ricordo bene quando sono usciti gli altri episodi. È un video nel quale scrivo a 100 ragazze modelle principalmente, ovviamente tutte maggiorenni, per cui qui non ci piove, ci siamo tutte maggiorenni, alle quali chiedo, diciamo, di ricevere delle foto hot, chiamiamole così, nel senso, è una roba per scherzare. Ovviamente tutte le ragazze l'hanno presa molto bene, più o meno. Detto questo, se siete nuovi su questo canale, assolutamente iscrivetevi, ci vuole un secondo, il sostegno massimo che potete darmi è davvero davvero importantissimo. Non perdiamoci in chiacchiere e mi sposto, vedrete tutte le cose qui, le chat, e vediamo cosa ne è uscito da questo video. Allora, la prima tecnica che ho usato è quella del confuso, quindi ho scritto: ciao, non so come iniziare la conversazione, anche a te piacciono i funghi? Che può essere una domanda legittima, cioè, nel senso, possono piacere i funghi a tutti, posso piacere, a me piacciono i funghi comunque. E lei mi fa: sarebbe un nuovo metodo di rimorchio? E poi mi scrive: e se provassi io a rimorchiare te? E qui io ero altamente confuso, quasi come lei in questo momento, per cui gli mando direttamente il meme, diciamo, cioè si sta ribaltando la situazione, che è uno sketch di Aldo, Giovanni e Giacomo, che se non avete visto dovete farvi una cultura. Cioè si sta ribaltando la situazione! Comunque, prima tecnica del confuso è andata un po' a cazzo, per cui vediamo la chat dopo. Allora, quest'altra ragazza, ho visto che nella sua bio aveva tutte cose dei segni zodiacali e c'era scritto Ariete, quindi sono andato, diciamo, col metodo Paolo Fox. Ho scritto: ciao, il mio amico Paolo Fox mi conferma che oggi la luna per Ariete è spostata in un modo tale... Tutte cazzate, ovviamente, ho scritto veramente a caso. Che gli astri degli ultimi 20 anni coincidano con la data di oggi e ciò accade una volta ogni 500 anni con questo... dato che non accadrà più, mi riesci? Cioè, giusto, no? E lei ride, che cazzo ride? Potevi inventarti qualcosa di più elaborato e credibile? 6.5 su 10. E quindi ho scritto: non è molto, ma è un lavoro onesto. Ragazzi, le modelle, tra virgolette, di oggi non sembrano apprezzare l'arte, per cui vediamo la prossima. Qui ho usato il metodo poesia, che sapete bene che io mi diverto a cazzeggiare con questo metodo, quindi: o cielo stellato che guardi sopra di noi, persone sperdute in un mondo, in un modo infinito, di questo universo ne conosciamo solo una piccola fetta, se te lo chiedo per favore, mi fai vedere una tetta, una, neanche tutte, una. Ok, ammetto che questo mi mancava, però la risposta è no. E quindi ho finito il colloquio dicendo: va bene, la ringrazio, le faremo sapere, dottoressa cara. Quindi sembrerebbe questo metodo nel 2020, le ragazze, le modelle di oggi non sembrano apprezzare quest'arte. Vabbè, andiamo avanti. Qui ho mandato direttamente questa foto qua, che dovreste già riconoscerla, cioè è una pubblicità famosa, cazzo. E questa ragazza a cui l'ho mandato ha mandato il punto interrogativo, e io l'ho dovuto pure spiegare, che ovviamente è la pubblicità della Schweppes di diversi anni fa. E quindi ho scritto: ti vado un po' di Schweppes solo io e te? E dopo un po' mi risponde il ragazzo: io ho controllato, tutte queste ragazze non sembravano fidanzate, però evidentemente alcune di loro non hanno postato le foto con il ragazzo o la ragazza, per cui un paio di volte mi sono ritrovato che mi rispondesse il ragazzo ed è stato abbastanza imbarazzante. Infatti mi ha scritto: zio, sono il ragazzo di... questo era il nome della ragazza, censurato, sparisci. E io ho dovuto optare per il metodo cavaliere della tavola rotonda e della chiesa, per cui ho scritto: non ho paura perché ho Gesù che mi protegge dall'alto con il suo mega forcone a 4 punte e mia nonna fa delle polpette buonissime. Questo è un po' tutto il mio repertorio per quanto riguarda la chiesa: Gesù, i forconi e le polpette di mia nonna, per cui viva Gesù e tutti gli amici suoi. Ah, detto questo, seguitemi anche su Instagram, che mi mandate lo screen che mi seguite e vi mando un biscotto, perché i biscotti piacciono a tutti, qui mi raccomando. Continuiamo, andiamo avanti. Qui ho optato il metodo poesia, però non proprio poesia, cioè l'ho iniziata io e lei l'ha dovuta finire. Poi è caduto tutto completamente nel trash, vabbè, ora ve lo leggo. Ho iniziato con: le rose sono rosse, puntini, 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 e lei doveva rispondere, ha risposto: il cielo è blu. Io ho scritto: mia nonna ha fatto una finaccia, mia moglie ha fatto la focaccia. E lei ha iniziato a ridere, quindi faccio: che ridi? Mio nonno si è strozzato con la focaccia, una scena orribile, pezzi di dentiera ovunque, per 25 minuti l'abbiamo sentito urlare, poi l'abbiamo chiusa
poi l'abbiamo chiuso, ho sbagliato qua, in cantina con i bambini che ci dava fastidio. Lei ride, ah, povero nonno. E io ho scritto, il suo ultimo desiderio era che tu me le uscissi. No, niente, non c'è più religione, ragazzi. Qui abbiamo l'altra tizia che ho scoperto che era fidanzata, che non lo sapevo. E io qui ho opto il metodo kebab. Ciao verissima, kebab con scivola io e te stasera sotto la luna? Con faccina quella pervertita e una ciotola di kebab. E anche qui punti interrogativi. Ma che cazzo mi punti interrogativizzi su una roba del genere? Dovresti afferrare al volo il concetto e accettare la mia proposta. E quindi io continuo e faccio: se vuoi metto la scivola e salsa yogurt, che va buonissimo, faccio io con le mie stesse mani. E mi fa: zio, sei strano e sono anche fidanzata. E io l'unica cosa che mi è venuta in mente di dire è: tranquilla, non sono geloso. E non ha risposto, non ha neanche visualizzato, non c'è proprio rispetto. Però il metodo successivo è sempre il metodo poesia. Ma in questo caso, cioè questa roba che ho scritto ricorda molto il primo episodio, però è a livello ancora superiore. Quindi se ancora non siete iscritti, questo è proprio il momento, no, perfetto, di più proprio per iscrivervi. Per cui, cioè, questo è l'apoteosi della poesia moderna. Per cui Dante, Manzoni, tutti voi amici vostri che lasciate proprio perdere. Per cui se non siete iscritti, iscrivetevi. Questo è il messaggio che ho mandato. Mi sveglio pensando al chiaro di luna, immobile come mai nessuna, forte e luminosa come una stella, anche se di te nessuna è più bella. È stra cringe, però aspettate la fine. Immagino noi salieri sul prato, verde e silenzioso posati su un lato, e guardo fisso nei tuoi occhi, dritti e azzurri con i quali mi blocchi. Essendo noi soli, senza rumori, era l'alba di un giorno qualunque, tu non volevi andare al dunque, era difficile per me rivolgerti la parola, tu con la schiena posata su un'aiola. Tu sdraiata in questa immensa landa e io alla fine ti feci la domanda. E finisco con un punto interrogativo. Ora, magari alcuni di voi hanno capito di cosa si tratta, altri no, tra cui questa tizia a cui ho mandato. Non è solo l'unica a cui l'ho mandato, ho mandato tantissime. Altre non mi hanno cagato, altre mi hanno insultato. Ma questa è stata la risposta più sincera. Perché mi ha scritto: ah, tutto stupendo, per carità, ma qual è la domanda? Anzi no, ma quale domanda? E io rispondo ovviamente: leggi le prime lettere di ogni frase. Per cui, prego, leggete le prime lettere. Mi sveglio, mi fai ve... Prego, leggete. Questa potete usarla, grazie, grazie a tutti, grazie mille. Grazie. Potete usarla, da dei crediti, fidatevi che è una tecnica proprio al bacio. 2020, questo è quello che ormai le ragazze si aspettano. E io, e lei poi mi manda i tre puntini con che cazzo di ridi, poi tutto in caps. Aspetta, ho visto una roba del genere su YouTube. Per cui, stai guardando anche questo video, bella, perché mi ha scritto: comunque no, però complimenti per la fantasia. Mi ci sono pure impegnato, sarò stato tipo 20 minuti a cercare di scrivere una roba sensata e alla fine ho ricevuto solo no. Detto questo, fatemi sapere che altri video volete. Questo era un video così per completare questa serie. Fatemi sapere che altri video volete sullo streetwear, su questa roba qua. Scrivete qui sotto, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, lasciate like, commentate, seguitemi su Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video. Bella.